Bentrovati con Indovina chi viene a pranzo, siamo all'Art Restaurant Durante di Potenza. Oggi il nostro gradito ospite è Sandrino Caffaro. Buongiorno Sandrino. Buongiorno. Storico insegnante di karate di Potenza, il più giovane ottavo dan d'Italia, nonché oggi presidente di ASC, che significa Attività Sportive Confederate, un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Allora Sandrino, ci conosciamo, ci diamo del tu, quindi superiamo le formalità di rito. La domanda che faccio all'inizio a tutti è: come giustifichi la tua esistenza? Cioè, tu quando hai incontrato poi il karate nella tua vita? Io giustifico la mia esistenza grazie anche e soprattutto al mio papà, il quale ha fatto il sacrificio di portarci da San Costantino Albanese, il mio paese natio, che amo e che resta sempre nel mio cuore. All'età di 10 anni praticamente ci siamo trasferiti a Potenza, per cui a Potenza nel 69 ho iniziato le mie scuole, il mio iter scolastico, e dopo circa un anno e mezzo c'era una scuola di judo. Ho incominciato a... ero affascinato da questi sport da combattimento, quindi mi sono avvicinato alla judo. Una sera ho avuto la fortuna di, insieme al maestro di judo, è venuto anche un maestro di karate, il quale mi ha da subito colpito, e quindi praticamente ho incominciato a chiedere, ho chiesto a lui spiegazioni. Loro venivano da Eboli e io all'età di 12 anni ho deciso di fare karate. Abbiamo fatto un compromesso con mia madre, con mio padre, naturalmente. Io dovevo fare il bravo ragazzo, dovevo studiare per bene, eccetera, e loro mi consentivano di andare a Eboli a fare karate. E io mi prendevo il treno da solo e per ben 4 anni ho fatto il piccione viaggiatore. Per cui a Eboli ho incominciato a fare i miei primi passi, dopodiché quando ho conseguito l'ambita della cintura nera e quindi la qualifica di allenatore, abbiamo incominciato ad aprire i corsi di karate anche a Potenza. E quindi è stata una cosa affascinante, ho avuto il piacere di essere il pioniere del karate. Quindi io volevo chiedere, tu hai allenato tanta gente a Potenza, sì, compreso il sottoscritto, che è stato sicuramente il peggiore degli allievi. C'è stato qualche personaggio illustre che è venuto da te, che insomma, qualche personaggio noto in città che, insomma, che è stato tuo allievo? Certo, guarda, io in tanti anni di pratica sportiva ho avuto la fortuna di avere tantissimi ragazzi, piccoli, meno grandi, meno piccoli, eccetera, e oggi professionalmente la maggior parte di loro sono tutti dei professionisti, o quantomeno sono tutte persone serie, gente che non ha mai avuto a che vedere con la legge, con altri problemi critici. C'è pure qualche politico? C'è anche qualche politico, oltre ai politici ci sono qualsiasi ceto sociale, magistrati, medici, abili, grandi professionisti. C'è anche uno dei direttori generali dell'Agenzia delle Entrate del Ministero. Insomma, abbiamo avuto tantissimi personaggi, perché la Basilicata ha sfornato tantissime persone, oltre ad amici che purtroppo, che nonostante per lavoro si sono trovati qui e quindi hanno vissuto con noi anche esperienze sportive, eccetera, e quindi sono fiero di aver dato la possibilità a tanta gente di poter stare bene. Ecco, perché chiariamo, l'uomo medio, come magari veniva a me prima di capire certe cose, karate fa venire in mente i film di Bruce Lee, quindi un po' la violenza, i calci in bocca, ma è così veramente? No, cioè il karate. Perché uno dovrebbe fare karate? No, cioè, cosa ti ha insegnato? Nella maniera più assoluta, il karate è un'arte ed è una disciplina di vita. Il karate, quando incominci a praticare, ti entra dentro e lo porti sempre avanti. Non è un gioco come può essere il calcio, come può essere la pallavolo, la pallacanestro o altri sport, diciamo, di squadra. È un qualcosa che ti dà gli stimoli sempre. Mentre per esempio noi vediamo un calciatore che se gli toglie la partita di calcio è difficile avere gli stimoli. Invece nel karate, siccome è uno sport individuale in cui tu ti confronti con te stesso e quindi vedi di giorno in giorno il tuo corpo adattarsi a quello che tu cerchi di dargli, e siccome questo poi ti riesce nel tempo, è un qualcosa che non lo lasci, per cui te lo porti sempre dentro. E oggi come oggi ti dico che alla mia età, come
oltre un ultra sessantenne, io mi diverto con i ragazzi a fare sport. E ti dico, Walter, tu sei stato uno dei miei allievi, non mi dispiace confrontarmi anche con i trentenni, con i ventenni, ci divertiamo comunque, quindi vuol dire che ci sono ancora quelle qualità fisiche che ti consentono di muoverti in maniera corretta. Ma quali valori insegna il karate? I valori sono molto importanti e alti, perché l'etica dello sport proprio in generale, anzitutto sono quelli della convivenza civile e qui è del rispetto del proprio corpo e della propria persona, perché quando noi incominciamo a rispettarci tra di noi, a rispettare il nostro fisico, perché incominciamo a stare bene, riusciamo a stare bene anche con gli altri, ma soprattutto riusciamo a curare la qualità della vita, che è la cosa più importante. Senti, Potenza è una città che va d'accordo con la preservazione della qualità della vita, secondo te? Potenza purtroppo è una città che potrebbe andare d'accordo, ma ti dirò, abbiamo fatto tanti sforzi, tante cose, anche noi nel mondo dello sport, all'epoca ci avevamo messo la nostra, io ti dico che a volte mi faccio dire, ma stavamo meglio quando stavamo peggio, io mi ricordo, noi Potenza ha una grande potenzialità di strutture sportive, abbiamo palestre scolastiche, comunali, provinciali, statali, abbiamo impianti sportivi comunali, anche provinciali, ma è la gestione che non riusciamo a fare. Noi prima... In che senso la gestione? Ora cerco di essere abbastanza sintetico. E faccio un esempio molto... pratico. Allora, noi siamo nati come sport, diciamo, un po' tutti gli sport di palestra. Siamo nati al CONI, okay? Sì. A Montreale, il famoso palazzetto. Walter, c'ha 42 anni che è venuto il terremoto. Okay? Chi lo gestisce adesso? Il comune? Esatto. Sì, e quella era del CONI, poi è passato al comune. Insomma, morale della favola, in quel palazzetto riuscivamo a convivere tutte le discipline sportive di allora. E quindi ti parlo di pallavolo, pallacanestro, arti marziali, box, tennis, scherma, eravamo tutti lì. Ogni amministrazione che si succedeva, tutti dovevano mettere mano a questo palazzetto. Sono 42 anni ma ancora il palazzetto è sempre in quella vita. Non solo, ma poi sono venute a galla altre strutture sportive molto più importanti. Il palazzetto adesso che problema c'ha? Non lo so, il palazzetto perché... discorso è, viene un'amministrazione, dice no, abbiamo vinto il bando, no. Il CONO prima era del CONI, poi non passava a noi, il CONI l'ha ceduto al comune, almeno questo lo inizia, che so, però il problema è che la verità è che l'impianto sta sempre così. Poi chiuso. Abbiamo visto naturalmente nascere delle cattedrali nel deserto, vedi la Vangone, il palazzetto alla Vangone, per me è una cattedrale nel deserto. Gli altri palazzetti, le altre strutture che potrebbero nascere, purtroppo il problema è uno, è che noi, quando, ti torno a ripetere, quando stavamo peggio stavamo meglio, perché? Perché queste strutture in parte vengono date, gestite ora da dei regolamenti comunali o regolamenti provinciali, in parte abbiamo contribuito anche noi a farle, perché magari c'era qualche reticenza di qualche preside che non ci voleva dagli impianti, cioè nonostante le norme nazionali lo consentiva, in realtà questi regolamenti non sono stati nient'altro che l'occasione per alcuni amministratori di utilizzarli a scopo prettamente di consenso politico. Cioè ci perché fanno entrare solo determinate realtà? No, fanno entrare le varie realtà, però non hanno capito, per esempio, che ci sono alcune strutture che potrebbero essere utilizzate per alcune discipline sportive e le altre per altre. Per cui il dare delle tipologie agli impianti e quindi in questo impianto si fa questo, in questo impianto si fa quest'altro, cioè, invece no, ci hanno messo a fare la guerra tra i poveri, per cui magari tu ti trovi un impianto di 600 metri quadrati dove potresti fare anche karate, ma contemporaneamente lì si può fare anche pallacanestro, oppure contemporaneamente si può fare pallavolo, si possono fare altre discipline. E questo purtroppo ha portato a una guerra tra poveri. E penalizza gli sport cosiddetti minori. Ma tra virgolette minori. Però per nostra fortuna sono venute a galla le palestre private, come si suol dire. Queste strutture private, perché la gente è arrivata a un certo punto, si è scocciata di andare dall'amministratore di turno o dal presidente di turno, eccetera, e a quel punto che ha fatto?
si è messo in proprio e dà la possibilità almeno a tantissima gente di praticare sport. Chiariscimi questo concetto, tu dici la politica monopolizza o comunque si serve, fa speculazione politica anche sulle strutture sportive, cioè tu hai detto è un metodo per fare consenso elettorale, sì. In che senso? Allora ti spiego il perché. Perché ci sono stati alcuni assessori che naturalmente tu per avere la struttura, per avere lo spazio in quella struttura, dove confrontarti con quell'assessorato o con quel sindaco, ma soprattutto gli assessorati, che sono quelli che poi gestiscono queste strutture, e con i quali dovevi condividere certe cose. Anche con i regolamenti che hanno fatto la musica a funzionare più o meno in questi termini. Però ti ripeto, la criticità sta proprio in quello, in non aver scelto e dato degli indirizzi precisi alle varie tipologie di palestra. Chiariamo, tu hai detto condividere certe cose, significa che c'era da condividere un'adesione politica. È da condividere una questione politica, perché poi che qual è l'altro grosso problema? È che il politico di turno molte volte che fa? Si affida all'organizzazione sportiva che può essere il CONI, ok? Ed è giusto che sia così, perché il CONI è un po' la famiglia di tutte delle federazioni, delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva. Però purtroppo a volte che succede? Che le politiche federali hanno il sopravvento sulle politiche dello sport per tutti, che magari fanno gli enti di promozione sportiva, e quindi tozzano a volte su queste cose. E quindi non c'è disparità. Ecco perché sarebbe più opportuno e più facile, a mio avviso, fare come si faceva un tempo, dare la gestione di alcune strutture, di alcuni spazi, a federazioni o a enti o associazioni, però le quali devono essere esonerate, come era un tempo, dalla custodia, dalla pulizia, dalla manutenzione, eccetera. Invece oggi questi oneri se le assumono le amministrazioni, ti fanno pagare un canone per gestirli, ma in realtà il servizio che ti danno non è certamente eccellente, tant'è vero che molti hanno deciso di mettersi in privato e vanno bene. Vanno bene, io ti voglio dire una cosa, Walter, questa chicca. Pensa che una volta, siccome la nostra disciplina sportiva è un po' particolare, io ti parlo del karate, certo. E quindi noi lavoravamo scaldi, quindi abbiamo la necessità di avere delle strutture pulite, ben pulite, eccetera, perché sai, e poi avevamo anche il kimono bianco, per cui certo. Tutte queste peculiarità della disciplina ti comportavano degli spazi puliti. Beh, siccome questa palestra poi noi la condividevamo con altre discipline sportive e puntualmente trovavi qualcosa di rotto, e nella convenzione tu dovevi segnalare queste diciamo anomalie, io sono stato anche tacciato da un dirigente scolastico, ma sempre tu vieni. Quindi figurati, cioè, ti rendi conto? Senti, ma Potenza, se non sbaglio, è stata capitale dello sport, c'è stato questo passaggio che al di là del Giro d'Italia che ci arriviamo, che è stato l'evento forse più grosso, i cittadini non hanno ben percepito. E tutte queste difficoltà in una città capitale dello sport. Guarda, io ti dico una cosa, se Potenza è stato anche un periodo di Covid, quindi è stato un po' particolare, però le uniche due volte che abbiamo utilizzato il logo capitale è stato le due manifestazioni che abbiamo potuto fare. Ma io di questa capitale dello sport, manifestazioni di questo genere, non me le ricordo. Io sai che cosa rimpiango? Rimpiango i Maggi Potentini di un tempo. Quando il maggio sportivo potentino vedeva tutte le discipline sportive impegnate per un mese. Ma che cosa non abbiamo fatto? Abbiamo fatto la marcia dello sport a Montreale, nei vari parchi. Cioè, oggi per fortuna che c'è qualcuno che mantiene come più sport, con un ex assessore che riesce, nonostante le grandi difficoltà, a far rivivere questa cosa. Ma i bei tempi potrebbero... Quindi diciamo è un ex assessore che fa le cose e non l'assessore attuale. Esatto. Senti, al sindaco cosa diresti? Al sindaco direi una cosa molto chiara, di essere più vicino al mondo dello sport, ma non vicino a chiacchiere, di essere presente, perché purtroppo ogni volta che lo invitiamo non lo vediamo mai. Senti, questa cosa, come l'hai vissuta questa cosa? Dicevamo
del Giro d'Italia, perché è stato un grande evento, però a margine ci sono state giustamente delle critiche dicendo che Potenza è poco ospitale per i ciclopedoni, cioè, praticamente per il cittadino che vuole usare la bicicletta non ci sarebbero le strutture, le piste eccetera. C'è stata questa polemica che hanno fatto le rastrelliere vicino al Palazzo del Consiglio Comunale, dopodiché sono state tolte, c'è un'interrogazione, non si capisce perché. Insomma, il ciclismo non è il tuo settore, ma come commenti questo tipo di notizie? Guarda Walter, io ti dico una cosa, il Giro d'Italia poteva essere un'occasione per, e l'hanno dimostrato, anche se il tempo è stato breve, per dimostrare come Potenza poteva cambiare volto, cambiare faccia. Peccato che il tutto è durato un giorno e mezzo, massimo una settimana, però questo che significa? Significa che se le cose si vogliono fare, si possono fare, anzi ti dirò una cosa Walter, oggi io vedo tantissima gente, ma soprattutto sia giovani che meno giovani. Io la mattina per il lavoro che faccio a volte sono costretto ad alzarmi presto perché per uscire in servizio, e ti garantisco che vedo gruppetti e grupponi, ogni volta sempre gruppi più numerosi, di gente che corre, cammina, va in bicicletta, eccetera. Per cui c'è questa volontà. Ma la città è pronta ad accoglierlo? Certo, certo. La città deve, non è pronta, però si deve adeguare. Si deve adeguare, e credo che uno degli esempi che ha dato anche la possibilità di verificare ai politici, di verificare come, la voglia, come c'è la gente di nuovo, è stato proprio il parco fluviale. Ora pare che sono iniziati i lavori, ho visto che stanno facendo i lavori, che questa pista arriverà fino al pantano di Pignola, per cui sarà un qualcosa di... Però è una cosa turistica. Non è una cosa turistica, però in città si potrebbero recuperare queste cose, perché la gente ha voglia di fare. Un politico attento dovrebbe cogliere queste occasioni, dovrebbe saperle utilizzare al massimo, non solo per un periodo limitato del Giro d'Italia. Il Giro d'Italia poteva essere l'occasione per poter poi implementare tutta una serie di politiche attive che vanno in questa direzione. Senti, a che cosa in ambito sportivo a Potenza, ma anche insomma appunto di socialità, a che cosa bisogna dare una volta per tutte un bel calcio? Bel calcio magari in bocca. Allora, il calcio in borsa bisogna darlo alla burocrazia. Ci sono troppi burocrati, c'è troppa gente, tra virgolette, messa non al posto giusto, che non magari di attività sportiva, di attività sociale non sa nemmeno. E che rallenta. Che rallenta. Qualcuno dice che la burocrazia è anche sinonimo di trasparenza, ma non è così. Perché quelli che si mettono a fare sport, quelli che si mettono a fare del sociale, è gente che tiene, ci tiene al senso civico e ci tiene soprattutto a lavorare sulle persone, perché se noi non mettiamo al centro la persona e non utilizziamo le persone che fanno quelle cose perché magari sono motivate perché gli piaccia, per voglia, per stimolo, per... noi non arriviamo mai a ottenere risultati di genere, perché non è facile gestire le cose, non le vivi, non le puoi gestire e non puoi nemmeno, tantomeno capire le criticità che ci possono essere. Per cui questo va invece valorizzato, va messo a sistema il volontariato, l'associazionismo, perché sono l'abbiamo visto anche ora con la pandemia, sono state una risorsa, un valore aggiunto. Certo. Che noi non dobbiamo tralasciare. Senti, abbiamo detto che tu hai avuto tanti allievi, anche illustri. A chi ti piacerebbe dare qualche lezione di karate? A me piace dare lezioni di karate un po' a tutti, ma in particolare agli amministratori. E cosa gli insegneresti, tanto per cominciare? Una cosa semplice. Devono cercare di diventare più umani, meno burocrati, perché se non metti, come ti ritorno a ripetere, se non mettiamo al centro la persona non andiamo da nessuna parte. Senti, una volta mi racconti un episodio della tua vita personale che il karate ti è tornato utile al di fuori della palestra, non so, ma ti sei dovuto difendere. Certo, a me il karate mi è tornato utile moltissimo, ma sai perché? Hai menato perché... tanta gente. No, perché il karate ti placa l'aggressività. Ah, ecco, il contrario. Perché il grande equilibrio che ti dà questa disciplina ti fa stare calmo, perché altrimenti credo che ognuno di noi ha passato dei momenti particolari in cui magari la provocazione è stata talmente... Però avere la freddezza e avere il giusto equilibrio di saper mantenere, di saper stare composito e di saper
magari sì, è una violenza che ti fai contro te stesso dentro, però all'esterno hai manifestato una grande calma che alla fine, perché quei sono dei momenti, guarda, passano quei momenti lì, però tu poi, se innesti violenza alla violenza, non sai che cosa ne ricordi. Certo. Allora, a mio avviso, placare l'aggressività è l'elemento più buono. Mi dici il film, il libro e la canzone che ti rappresenta? I film che piacciono a me sono i film più western, sono molto appassionato di western, film della natura, quindi di avventura, e poi anche film di azione. Dimmi un titolo, dai. Che ti devo dire, dei western, tutti due, grande western, a me piace un po' tutto. Western, ma perché c'è il connubio con la natura, con gli animali, eccetera. C'è ancora un modo, per esempio non mi piacciono i film, che ti devo dire, questi film moderni che piacciono ai ragazzi. I supereroi. Senti, il libro? Il libro a me piace leggere moltissimo. Il tempo da dedicare alla lettura ne ho poco, per cui leggo moltissime riviste sulla natura, di caccia, di pesca, di sport, ma quello che mi piace di più è culturarmi molto sull'anatomia umana, sulla fisiologia, sulla biomeccanica, sono queste le tematiche. La canzone, però la canzone me la devi dire una. Le canzoni, mi piace le canzoni napoletane. Dimmi un titolo, dai. Ne sono tante, Walter, ti studio a te. Fenesta Calucino. Bravo. Senti, fra 100 anni cosa vorresti fosse scritto in una palestra di karate a Potenza? Dedicata a Sandrino Caffaro, ovviamente. Beh, io vorrei che i ragazzi mi ricordano come un atleta, un maestro, che ha sempre cercato in tutte le maniere di potergli fare sport in sicurezza. Va bene, grazie Sandrino, in bocca al lupo e buon pranzo. Grazie.